Masaniello, Amore e Libertà è il film che Angelo Antonucci, regista e sceneggiatore, sta girando in questi giorni. A 400 anni dalla sua morte, il cinema racconta la storia del capopopolo napoletano. Era il 16 luglio del 1647, quando a Napoli si consumava la cronaca di una rivoluzione, quella di Masaniello, che ha segnato per sempre la storia di Napoli e dell'Europa. La Napoli dei Lazzari, dei viceré spagnoli, le tasse e la miseria, Masaniello e il suo desiderio di giustizia. Sembra quasi che il fantasma dell'eroe napoletano, morto per amore e libertà, viva e turbi, ancora oggi, il sonno della gente di Napoli. Ma cos'è cambiato in 400 anni? Lo abbiamo chiesto agli attori del film. Assolutamente nulla. Nel senso, sono cambiati i modi. Ma l'essere umano è rimasto quello. Anzi è peggiorata, prima erano più individuabili i cattivi, oggi sono più mellifluli. Masaniello non è condannato perché si è scettato una mattina. Masaniello ha vissuto quell'epoca, ha vissuto quelle gabelle. Purtroppo, ahimè, dovrebbero amministrarci, invece i politici sono sempre là. È dura scontrarsi con una realtà sociale come questa. Il film, probabile candidato al Festival di Berlino, è frutto di 5 anni di preparazione. Il regista Angelo Antonucci si è ispirato alla storia vera di Masaniello attraverso studi filologici molto rigorosi. Nel cast, oltre Anna Galiena, Franco Nero e Antonio Casagrande, ci sono Francesco Procopio, Giovanni Biscione, Cosimo Fusco, Mimmo Sepe, Mario Porfito, Nicola Di Pinto, Ciro Capano, Federico Torre e Peppe Barile. Sicuramente posso dire che è basato molto sulla passione, la forza sicuramente sua e quindi di Masaniello e Bernardina è l'amore che li unisce. E l'amore è proprio quello antico, quello sfrenato. La mamma orgogliosa sì, ma preoccupata per la vita del figlio ovviamente. Quindi è proprio la mamma napoletana che si preoccupa soprattutto del figlio. Sì, sono questa sorella di Masaniello, Maria Grazia, che ha un carattere ovviamente simile al fratello. Focosa, passionale, rispostera, come diceva il grande De Filippo. Ma cosa spera il Masaniello del film? Che alla fine, dopo 10 giorni, non mi taglino la testa.